Amici e amiche di Termoli TV, ben trovati con la nostra consueta informazione della domenica. La città più calda d'Italia è Termoli, emerge questo dai dati di ieri dell'Aeronautica Militare, tra ieri e oggi raggiunti anche i 42 gradi, ma sentiamo il nostro servizio. Il servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare non lascia spazio ai dubbi, con i 27 gradi di temperatura minima a Termoli nella notte tra venerdì e sabato è risultata la città più calda d'Italia. Del resto Caronte è arrivato e gli esperti lo avevano annunciato. C'è chi corre al mare per tuffarsi in acqua e trovare un po' di refrigerio, c'è chi invece rimane chiuso in casa con il condizionatore acceso. Ma la giornata di oggi è ancora più calda. Si tratta di un weekend da bollino rosso, si prevede il pienone di bagnanti. Questa mattina infatti la spiaggia termolese è stata invasa da tanta gente. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato è stata impegnata in servizi disposti dalla Direzione Centrale di Polizia Ferroviaria finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati nelle stazioni e a bordo dei treni. In particolare sono stati impegnati complessivamente 17 operatori Polfer che hanno controllato 9 scali ferroviari, scortato 22 treni regionali in partenza da Campobasso e identificato 249 viaggiatori. Sono state elevate inoltre per infrazione al regolamento polizia 11 contravvenzioni. Avrebbe trovato un proiettile nella cassetta della posta della sua abitazione. Luigi Bonaventura, pentito dell'andrangheta crotonese, torna sotto i riflettori. Sentiamo Anna De Gregorio. Luigi Bonaventura, pentito dell'andrangheta crotonese, aveva lanciato un appello disperato al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per chiedere una scorta fissa per lui e per la propria famiglia, temendo il peggio soprattutto per l'incolumità dei suoi due figli e della moglie. Ma l'appello sembra non abbia avuto nessun tipo di riscontro, considerando che Bonaventura avrebbe trovato all'interno della cassetta postale della sua casa una pallottola. Inoltre, vista l'impossibilità finanziaria a causa del nome di copertura con cui vive a Termoli, aveva richiesto al Presidente di fronteggiare alle gravi esigenze di salute e che gli venisse dato un prestito di 5.000 euro da poter restituire a 150 euro al mese. Il consigliere regionale Michele Petraroi ha inviato una nota ufficiale a Regione, subcommissario INAIL e sindacati circa i ritardi dell'esame autoptico sulla salma dell'operaio di San Severo morto sul lavoro in un cantiere edile di Termoli. Mi auguro che si accelerino gli adempimenti di rito per alleviare il dolore dei familiari, ha affermato il consigliere, e non trattenerli in un'attesa disumana. Sono già provati dalla sofferenza e accentuarla per problemi burocratici non è dignitoso. Secondo la Fiat, invece di partecipare alle riunioni del direttivo per cui prendeva i permessi, andava al mare e usciva con gli amici. Angelo Galasso, dipendente sirio, è stato reintegrato, ma sentiamo il nostro direttore Andrea Nasillo. Si è conclusa nel migliore dei modi per Arcangelo Galasso la vicenda che lo aveva visto licenziato dallo stabilimento Fiat di Termoli a causa di dure contestazioni da parte dell'azienda dell'uso dei permessi di lavoro. Secondo la voce ufficiale dello stabilimento metalmeccanico, infatti Galasso, dipendente della Sirio, società di videosorveglianza della Fiat, avrebbe utilizzato i permessi sindacali per faccende del tutto personali, come andare al mare, accompagnare la moglie a fare spesa e altro. Fatti questi scritti nella lettera di licenziamento della Fiat recapitata al sorvegliante e accertati grazie all'aiuto di un investigatore privato. L'uomo, infatti, che da tempo si sentiva osservato, veniva seguito in ogni attimo della sua giornata, anche fuori dagli orari di lavoro, ledendo gravemente la sua privacy. Proprio su questo, infatti, hanno puntato i suoi avvocati difensori Laura Venitelli e Michele Campolieti, che hanno denunciato l'illegittimità della cosa, dimostrando che Galasso, invece, effettivamente partecipava ai direttivi in quei giorni in cui prendeva il permesso. Ora, il giudice ha predisposto il reintegro del sorvegliante, con il conseguente pagamento degli arretrati. Domani alle ore 15 si terrà un tavolo di lavoro per discutere sul futuro dei lavoratori dell'azienda SMI, attualmente in cassa integrazione. All'incontro organizzato dal presidente della giunta regionale Michele Iorio sono stati invitati i rappresentanti dell'azienda, quella della DAFIN che ne prenderà il posto, rappresentanti sindacali, l'assessore alle attività produttive, esponenti della provincia di Campobasso e il sindaco di Mafalda. Si svolgerà a Termoli il prossimo 21 e 22 settembre il concorso per l'elezione del migliore sommelier d'Italia. L'evento è organizzato da Divinolio Molise, manifestazione di carattere nazionale per la promozione del turismo enogastronomico. Le iscrizioni sono aperte. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'indirizzo email info@aspi.it. Questa era l'ultima notizia per voi. Vi ricordiamo che se avete segnalazioni potete contattarci a redazione@termoli.tv. Grazie per la cortese attenzione e buona domenica.